questo è arrivata la terza sconfitta in tre gare. Quali sono le cause di questo difficile momento? Avremmo potuto dare qualcosa in più. Le aspettative dei nostri tifosi erano quelle di vincere l'ultima gara, provando a farci valere maggiormente e a controllare ogni situazione di gioco. Si è vista molta aggressività da parte nostra contro Pistoia, poi sono sorte delle difficoltà nel mettere in pratica il nostro piano gara. D'ora in poi servirà a giocare ogni pallone con maggiore ferocia agonistica, con l'auspicio che il lavoro in palestra possa dare i suoi frutti. Tra secondo e terzo quarto avete commesso una serie di errori decisivi, come te li spieghi? Eravamo in un buon momento, ma purtroppo alcuni giocatori chiave come me hanno commesso subito due falli ed il coach è stato costretto a richiamarci in panchina. Questo ha permesso loro di prendere ritmo e correre in contropiede. Abbiamo concesso loro di giocare troppo facilmente in attacco, permettendogli di sfruttare il fattore casalingo. È diventata difficile recuperarla. Domenica hai giocato nello starting five. Quanto è stato importante per te questo cambiamento? È una decisione che ha portato dei miglioramenti. Il mio primo compito è fare quello che serve alla squadra affinché possa vincere. Giocare in quintetto o andare in panchina conta poco. L'importante è aiutare il gruppo a vincere il maggior numero di partite. Ora vi aspettano due turni casalinghi. Due partite assolutamente da vincere. Quello che conta è guardare ad una gara alla volta. Non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutare nessun aspetto. Il match di domenica non sarà facile da vincere, ma nemmeno impossibile. Avellino dovrà giocare il suo basket, mettere in campo tanta durezza.